case letteralmente inghiottite dall'oceano Pacifico a Washaway Beach. Sono pesanti i danni della tempesta che si è abbattuta sullo stato della California, la peggiore da 5 anni a questa parte. È incredibile, il vento ha provocato onde più alte del mio terrazzo che hanno distrutto tutto. Quando compriamo qui c'era un documento che parlava di erosione, dovevi firmare. L'erosione, abbiamo pensato, non ci riguarda. La zona della Baia di San Francisco registra i danni maggiori, più di 200 voli cancellati, ferri e tram bloccati, scuole e aziende chiuse, circa 100.000 le persone rimaste senza elettricità. A fare le spese della tempesta anche i vitigni di Napa e Sonoma. Sto facendo un giro per vedere se qualcuno ha bisogno di aiuto per pulire dall'acqua o per asciugare i pavimenti, per cercare di salvarli dai danni. A questo punto io sono già bagnato e posso aiutare i miei vicini. Se qualcuno decide di muoversi in canoa, altri approfittano delle onde. In Sierra Nevada la pioggia ha lasciato spazio alla neve, fortissimi venti che hanno raggiunto i 236 km orari. Un minuto pioveva e il minuto dopo si è messo a nevicare, più di 7 cm e mezzo in un'ora. La tempesta si è fatta sentire in modo violento anche in altri stati, i danni peggiori si sono registrati in Oregon e nello stato di Washington.